Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport. Io direi di andare con l'intervista di Igor Protti che dà la sua chiave di lettura all'astinenza del Bari in zona gol, ai 300 minuti senza gol. Sentiamo cosa dice Igor che segue attentamente tutte le partite del Bari. L'intervista è stata registrata questa mattina a Radio Bari. È un attacco che ha segnato solo 6 gol in 8 partite. Come si superano questi momenti, Igor? Credo con la serenità, ho sentito le parole di Barreto e più di una volta ha richiamato il discorso sul fatto di rimanere tranquilli. Io credo che il gol non sia solamente questione di qualità, anzi sia proprio la serenità e la convinzione che ti permette di fare gol con una certa frequenza. E paradossalmente più lo vai a cercare, più difficile riuscire a mettere quella benedetta palla dentro. È vero, il Bari non ha fatto tantissimi gol, anzi poi 4 in una partita sola, però è altrettanto vero che è una squadra che sta dimostrando di essere all'altezza della situazione in tutte le circostanze e contro tutte le squadre. Col giusto atteggiamento i gol arriveranno, perché tra l'altro il Bari credo che abbia in particolar modo un giocatore come Barreto che ha le qualità per fare tanti gol anche in Serie A. Poi Kutuzov, non credo che abbia mai neanche nel suo passato No, per ora 80 reti, 80 presenze e 8 reti. Questo è il suo appunto, ruolino di marcia. quindi anche i numeri da questo punto di vista credo che dimostrino che Kutuzov, più che un finalizzatore, è un giocatore di movimento, un giocatore che può sicuramente aiutare il compagno d'attacco, ma magari non ci si possono aspettare numeri importantissimi dal punto di vista dei gol. Meggiorini alla sua prima esperienza in un campionato importante come quello della Serie A, quindi credo che il giocatore su cui bisognerà puntare per ritornare al gol con frequenza è il solito Barreto. A proposito di Barreto, da lui ci si aspetta tanto, in queste prime partite però è sembrato un po' leggerino per la Serie A, o forse solo secondo te il fatto di aver saltato la preparazione? La preparazione è una parte fondamentale per una stagione di un giocatore. È altrettanto vero che la grossa differenza fra la Serie A e la Serie B è la prestanza fisica. Sì. Quindi i difensori in Serie A hanno una qualità fisica diversa, si trovano delle difficoltà soprattutto in quel senso. Forse, io poi parlo anche un po' per esperienza personale e per qualità personali. Io avevo bisogno e mi trovavo molto bene con a fianco un attaccante con caratteristiche fisiche completamente diverse dalle mie, non avendo questo potere nei confronti dei difensori avversari. Quindi avere giocatori come Avari Anderson, come a Livorno Lucarelli, per me è sempre stato importante, mi ha aiutato a trovare quegli spazi che altrimenti da solo, con le mie caratteristiche fisiche, avrei avuto difficoltà a trovare. Quindi forse anche per Barreto potrebbe essere così, però al di là di quello, alla fine sono convinto che il numero dei gol di Barreto sarà un numero sufficientemente adeguato a quelle che sono le sue qualità. Lo conosci, Meggiorini? Che parere hai di lui? Sì, l'ho visto in azione lo scorso anno, a Cittadella ha fatto delle cose eccellenti. L'unica cosa che posso dire nel bene e nel male, io mi sono abituato poi negli anni a comportarmi in questo modo. Il giorno dopo la partita cancellavo il fatto, se avevo fatto 3 gol erano cancellati, facevano parte del passato. Se avevo sbagliato un gol faceva parte del passato, ovviamente cercando dagli errori commessi di capire cosa la volta dopo bisognava cercare di fare di meglio, ma cercavo di non farmeli pesare troppo Esatto. sul morale e sul futuro, quindi questo consiglio a Meggiorini. E allora, che ne pensi di questi consigli di uno che di gol se ne intende con Igor Ma Protti? vabbè, consigli di uomo di grande saggezza. Anch'io devo dire che continuo a scommettere su Meggiorini, che indubbiamente non sta avendo molta, molta fortuna, sta sbagliando anche molto sotto porta, però devo dire che secondo me Meggiorini ha grandi mezzi. Per esempio, guardiamo come si è procurato l'occasione contro nell'ultima partita. Ha fatto, secondo me, una grandissima giocata, si è girato molto bene. Secondo me, poi ha sbagliato, forse per eccesso di precipitazione, la scelta del modo di calciare il pallone. Io avrei scelto sicuramente il collo piede, lui invece ha tirato di piatto. Insomma, il portiere ha parato. Però credo che su Meggiorini sia necessario insistere. E chiedo, se per quello che può contare il mio parere, al pubblico di sostenerlo, perché quando un attaccante poi sente molta pressione e addirittura magari qualche fischio e qualche
malcontento, è evidente che il compito diventi sempre più difficile, però capisco anche appunto che il tifoso è tifoso e quindi giudica i fatti. È chiaro che Meggiorini finora ha fatto male sul piano realizzativo, però è stato un grande investimento. Io penso che alla lunga possa rivelarsi un investimento efficace. Adesso parliamo della difesa più forte d'Italia insieme a quella della Fiorentina. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Sì, Giuseppe, ciao Giuseppe, ciao. ciao, senti, io non vedo giusto questa critica al Bari, al Mister Ventura, qua la gente parla di Conte l'anno scorso, ma vedendo noi siamo la difesa meno battuta in Serie A, la difesa più giovane, non vedo questo male di Ventura e il ben di Conte l'anno scorso, giusto o sbagliato? Di Protti quando è stato in Serie A col Bari ha fatto anche il campionile e noi siamo andati in Serie B, è vero? Certo. Allora, la cosa migliore è la difesa. Sì, l'attacco, vabbè, ma la difesa è la cosa migliore. Mi trovi Va bene? d'accordo perché le squadre che si devono salvare devono soprattutto prendere pochi gol, e L'avevo detto quindi, prima. però nessuno Però può essere una nessuno, critica a anzi, Ventura, abbiamo detto sia ben che chiaro. Ventura ha fatto bene, che Conte, secondo me, in questo anno e mezzo che ha fatto a Bari, ha fatto grandissime cose. Le due cose vanno, secondo me, su piani differenti. E saranno difficilmente confrontabili, non saranno mai confrontabili perché faremo Sarebbe due categorie un diverse. errore Ad esempio gravissimo. Protti che ha detto a proposito di Barreto, Barreto che lo scorso anno è stato straordinario, 23 gol, però ha detto è chiaro che può incontrare difficoltà in Serie A perché in Serie A i difensori hanno un'altra prestanza fisica e atletica, quindi nessuno, è impossibile fare un paragone fra Ventura e Conte, parliamoci chiaramente, comunque vadano le cose sarà impossibile farlo perché le No, ma categorie sono troppo a me viene differenti. da ridere quando appunto a seconda dei risultati si commenta il lavoro di Ventura, cioè se il Bari va male allora si riguarda Conte, se il Bari va bene vuol dire che Conte non ha fatto nulla, no, no. Io ripeto, scindo sempre le cose, ribadisco che se discutiamo quello che ha fatto Conte in un anno e mezzo, fatti alla mano, numeri alla mano, guardiamo cosa sta accadendo al Torino, alla Regina, gente che ha squadre pazzesche. Quindi loro allenatori dovremmo cacciarle secondo certi discorsi. Quindi Conte, secondo me, ha fatto un anno e mezzo da 10 e lode e non si discute, altrimenti andiamo tutti a casa. Ventura ha cominciato un anno molto bene, un allenatore preparato, una persona seria, che ha vissuto anche dei mesi abbastanza complicati. Però non vedo cosa c'entri il fatto che Ventura fa bene con quello che ha fatto Conte, che resterà nella storia del Bari. C'è un amico in linea, pronto? Sì, Enzo Soggennaro, Ciao Gennaro, velocemente. ciao. Sono d'accordo su quello che avete detto di Meggiorini perché a mio modestissimo avviso qualche qualità c'è, si tratta di svilupparla, di avere un po' di pazienza e penso che verrà fuori. Per quanto riguarda la difesa, certo è un punto importantissimo avere la difesa forte, eccetera. Io mi ricordo che nel 1970, credo, il Bari di Pugliese, è stato un anno Sì. qui, noi arrivavamo alla fine del girone d'andata senza aver preso un gol in casa. Salvo che poi all'inizio del girone di ritorno ce ne fece 5 il Milan e fu la famosa quartetto di Prati, il Sì, famoso sì, quartetto di sì. Prati. Ecco, e chiaramente tutti sanno come andò quel campionato, ce ne andammo mestamente in Serie B perché di gol è vero che ne pigliavamo pochini, ma ne facevamo quasi niente. Noi mi pare che concludemmo con 8-11 gol all'attivo, una Addirittura, non cosa segniamo mai praticamente, infatti. sì, allucinante. E quindi diciamo almeno che allora poi c'erano i 2 punti, non c'erano i 3, perché quei 3 ci Certo. avrebbero massacrato subito. E poi per quanto riguarda il resto, io seguo attentamente, chiaramente come tu ben sai, le partite del Bari, Certo. ma mi pare che Ventura deve, l'allenamento che deve fare è quello di sveltire il gioco, perché con le ripartenze, con le cose, se non si dà una mossa, come dicono a Roma, e come ha detto l'amico Antonello, il gioco del Bari è prevedibile e quindi diciamo, già tecnicamente abbiamo diverse squadre che sono insomma, un Certo, po' più certo. avanti di noi. Non abbiamo i mezzi Poi, non abbiamo la marcia in più per superare, però è anche vero abbiamo. che su quel campo diventa difficile, come dici tu, sveltire il gioco perché bisogna innanzitutto controllare il pallone. È più facile sveltire il gioco se hai un tappeto verde, bello liscio, dove puoi giocare a pallone. Beh, quello A sì. Bari, lo faceva notare anche Ventura, devi innanzitutto capire, ha usato un'espressione molto colorita, se esce o no il coniglio dal pallone, insomma, perché ogni giocata è una sorpresa. Grazie Gennaro. Fermiamoci, Antonio Raimondo ha portato una fotocopia di una gazzetta di qualche giorno fa, dove si parla ancora della vicenda Sì, no, no, voglio solo, Barton, dopo sì. lo facciamo dopo, solo Ma ne parliamo, dedichiamo il prossimo segmento a chiarire questo il argomento, senso di un di un tuo articolo sul intervento. A sito. fra poco.